il consenso alla registrazione. Comunque non vi vedete, quindi diciamo, il consenso è praticamente superfluo. Allora, voi sapete che un condensatore è fatto di due piani paralleli, messi così, che sono, diciamo, di superficie infinita e affacciati l'uno all'altro. In realtà un condensatore è qualsiasi coppia di conduttori che sono affacciati l'uno all'altro, che siano di superficie infinita o meno, poco importa. Quello che cambia rispetto al caso in cui il condensatore abbia facce di area infinita è che in quel caso il campo elettrico all'interno del condensatore è perfettamente uniforme. Nel caso in cui il condensatore non abbia quella forma che avete studiato sul libro, il campo elettrico all'interno del condensatore sarà leggermente diverso. Comunque, se le facce sono molto vicine e molto grandi rispetto alla loro distanza, allora quello è un condensatore che si può trattare a tutti gli effetti come un condensatore di quelli che avete studiato. Questo, per esempio, allora, voi, queste qui sono i fogli, quelli che si usano alle elementari per fare i disegnini incidendo sul rame, no? Questo qui in realtà non è il rame, diciamo, è solo colorato di rame. Il rame costa troppo e quindi non si può usare per fare questo lavoro. È in realtà alluminio che è colorato, diciamo, con un colore rame da un lato. Però comunque, diciamo, in realtà l'alluminio è un buon conduttore anche lui e quindi si può usare per fare l'armatura di un condensatore. Quindi per fare un condensatore, quello che è sufficiente è prendere due fogli di questi e metterli uno di fronte all'altro, in questo modo qua, ok? Quindi in questo modo io sto realizzando un condensatore. Se volete fare un condensatore fatto bene, quello che dovete fare è dovete prendere un foglio di carta, come questo, ok? Ci mettete da un lato il conduttore, dall'altro ci appoggiate l'altro conduttore, così, e questo è un condensatore. Okay. Il foglio di carta in mezzo serve a rendere isolante il dielettrico, anzi, il foglio di carta è il dielettrico, nel senso che è la parte, lo strato isolante che è presente fra i due conduttori. Quindi questo è un condensatore. Che cos'è un condensatore? Un condensatore è uno strumento che serve per immagazzinare energia elettrica sotto forma di campo elettrico. Quindi come funziona? Si mette uno strato di cariche su una delle armature, qui. Si affaccia l'altra armatura. Le cariche che sono presenti su questa armatura fanno avvicinare le cariche opposte su quest'altra armatura e quindi si produce un campo elettrico all'interno del condensatore che è diretto perpendicolarmente alle facce del condensatore. In questo modo si immagazzina all'interno dello spazio delimitato dal volume del condensatore, una certa quantità di campo elettrico. Più avanti studierete che il campo elettrico possiede una certa energia e in ogni caso per spostare le cariche da una parte all'altra del condensatore dovete fare del lavoro, quindi quel lavoro, poiché l'energia si conserva, deve essere immagazzinato nel condensatore sotto forma di energia. Quell'energia il condensatore ve la può ridare successivamente. Nel senso che voi potete estrarre da quel condensatore dell'energia tirando fuori delle cariche da quel condensatore. Quindi funziona quasi come una batteria, diciamo. La batteria è, se volete, un condensatore che si ricarica in continuazione. Allora, come funziona un condensatore, diciamo, di quelli veri? Allora, i produttori di condensatori, quello che fanno è esattamente quello che abbiamo fatto noi, prendere due fogli di materiale conduttore, metterci in mezzo un dielettrico, quindi un materiale isolante, dopodiché arrotolano questi fogli e quindi realizzano un oggetto di forma cilindrica, da cui fanno uscire fuori due terminali metallici che sono connessi ciascuno ad una delle due armature del condensatore e ai quali si può applicare una differenza di potenziale. Quindi ora io vi faccio vedere uno di questi condensatori. Vediamo se riesco a farvi vedere questa cosa. Devo cambiare
schermo. Sta arrivando qualcun altro. Non vedo più il mouse, mi sono perso. Eccolo qua. No, se mi tocchi pure tu, però. Eccolo qua. Allora, vediamo un attimo. Ok. Allora, tra un secondo, ecco, ora dovreste vedere la mia mano sul mouse, sulla sinistra dello schermo. Sì, vediamo. Ok. Sì. Allora, tolgo questa parte e vi faccio vedere come è fatto un condensatore. Questo è un condensatore. Vediamo se riesco ad inquadrarlo. Ecco. Provo a metterlo a fuoco. Vediamo se ci riuscite. Vabbè, questo è un condensatore, è un cilindro con due piedini. Ok? Ciascun piedino è collegato ad una delle armature del condensatore. Le armature qui sono rettangolari, sono affacciate l'una all'altra, sono praticamente appiccicate, in mezzo c'è un sottilissimo strato di isolante e poi sono arrotolate a formare un cilindro. Il condensatore in questo modo funziona esattamente come tutti gli altri, come quelli che avete studiato. Non c'è alcuna differenza. Quindi quello che io adesso posso fare è caricare il condensatore e scaricarlo per riottenere indietro l'energia che io gli ho dato. Allora, come faccio a scaricare e a caricare un condensatore? Posso usare una scheda Arduino come questa. Allora, una scheda Arduino è un microprocessore, che è questo integrato nero che vedete qui, programmabile, a cui io posso dare istruzioni di fare delle operazioni. E in particolare posso istruire attraverso un linguaggio di programmazione abbastanza semplice che è questo. Quello che vedete qui in questa finestra è il programma che io ho caricato sulla scheda Arduino. E in particolare, dicevo, quello che può fare Arduino è misurare delle differenze di potenziale. Questi piedini qua, non so se riuscite a vederli, un attimo. Questi. Ok, qui ci sono dei piccoli connettori. Sono dei connettori a cui si può applicare un potenziale che viene misurato rispetto ad un altro punto di Arduino che è questo qui, dove c'è il riferimento dei potenziali. Quest'altro piedino non si vede benissimo, ecco, forse così si vede meglio. Allora provo ad indicarvelo con la penna. Su questo piedino c'è il riferimento dei potenziali. È chiamato ground, che sta per terra. Il riferimento dei potenziali significa che questo punto è considerato essere pari a 0 volt. Voi sapete che per i potenziali l'unica cosa che ha senso misurare sono le differenze, non i potenziali assoluti. Quindi i potenziali vanno sempre misurati rispetto ad un punto che viene scelto come potenziale zero. Ecco, questo qui è il punto che viene scelto in Arduino come potenziale zero. Questo è il punto in cui si misura una differenza di potenziale tra questo punto e questo punto. Quindi quando qui misuro 5 volte vuol dire che tra questo punto e questo punto c'è una differenza di potenziale di 5 volte. Questo punto accanto al ground è un punto che invece è fisso a 5 volte. Quindi se io misuro la differenza di potenziale tra questo punto e questo punto misuro sempre 5 volt. Ok? Allora, quello che posso fare con questo oggetto è la cosa seguente. Realizzo un piccolo circuito nel quale una delle armature del condensatore è collegata al punto che corrisponde a 0 volt. Va bene? Quindi al riferimento dei potenziali. L'altra armatura del condensatore, che è questo piedino qua, lo collego al punto che serve per misurare le differenze di potenziale. Quindi io qui misuro adesso la differenza di potenziale che c'è ai capi del condensatore, perché sto misurando tra un potenziale tra questo punto e questo punto.
Questi fili sono conduttori e ricordatevi che i conduttori sono delle superfici equipotenziali, quindi il potenziale di questo punto è uguale al potenziale di questo punto, e il potenziale di questo punto è uguale al potenziale di questo. Quest'altro filo bianco che vedete qui invece è collegato ai 5 volt fissi e in questo caso i 5 volt sono applicati attraverso una resistenza, diciamo che ha semplicemente lo scopo di non applicarli direttamente sulle armature del condensatore, ma di mediare un pochettino il passaggio delle cariche. Questo poi lo studierete meglio più avanti. Attraverso questa resistenza, dicevo, io applico i 5 volt ai capi del condensatore. Quindi faccio uno schemino qui. Qui abbiamo il nostro condensatore, queste sono le armature, e qui io applico una differenza delta V di 5 volt, nel senso che qui c'è 0 volt e qui ci sono 5 volt, ok? È questo quello che sto facendo. Ok? 0 volt qui, 5 volt qui. La differenza di potenziale ai capi del condensatore è di 5 volt. Ora, poiché io sto misurando con Arduino la differenza di potenziale tra questo punto e questo punto, io qui devo vedere i 5 volt di differenza di potenziale. Questo lo vedo da questo grafico che sto illustrando qui in alto. Vedete che il grafico è una retta piatta, quella retta blu che dovreste vedere in alto sullo schermo, che corrisponde al Sì. numero Potete 1023. rispondere, o anche fare domande se non comprendete bene. Se non capite qualche parola, fermatemi. Va bene? Lo vedete lo schermo? Lo Sì, vedete il grafico? vediamo. Sì, vediamo, Perfetto. vediamo. Si vede tutto. È chiaro che, ecco, quello è uno schema di un circuito che noi non abbiamo ancora visto, ma sarà appunto il primo argomento di settembre. Vabbè, Ecco, ma però no. insomma cercate di capire, dai. Non importa, perché tanto quello che conta è il fatto che voi state misurando la differenza di potenziale tra questo punto e questo punto. Questo è quello che state facendo, semplicemente in questo circuito. Allora, quello che vedete è il grafico della differenza di potenziale misurata tra questo punto e questo punto in funzione del tempo. Vedete che i numeri sull'asse X scorrono rapidamente? Quei numeri rappresentano il tempo in unità arbitrarie. Va bene, quindi il tempo sta scorrendo e man mano che scorre il tempo la differenza di potenziale si mantiene costante sul valore 1023. Quel 1023 è semplicemente un valore numerico fornito dal convertitore analogico digitale di Arduino, che è uno strumento che serve per convertire il valore di 5 volt in un numero. Questo numero, è un numero che viene rappresentato nella memoria di Arduino come un numero di 10 bit in binario e quindi il massimo valore possibile è 1023. 1023 corrisponde a 5 volt. La metà di 1023 corrisponde a 2,5 volt e così via. Va bene? Quindi quando voi leggete 1023 vuol dire che ci sono 5 volt, quando leggete 0 ci sono 0 volt, e quando leggete 512 vuol dire che ci sono 2 volte e mezzo. Allora, adesso quello che farò è la cosa seguente. Cerco di farvi vedere anche l'immagine delle operazioni che faccio. Allora, vedete il filo bianco questo? Questo è quello che sta fornendo in questo momento i 5 volt al condensatore. Che cosa succede se io stacco quei 5 volt dall'armatura del condensatore? Non succede praticamente niente. Diciamo, teoricamente quello che dovrebbe succedere è quello che succede quando io smetto di caricare il condensatore. Io il condensatore ormai l'ho caricato al suo massimo valore. Quindi nel momento in cui stacco i 5 volt, nel condensatore restano le cariche che gli ho fornito collegandolo alla differenza di potenziale di 5 volt. Queste cariche non hanno modo di andare altrove e quindi restano nel condensatore, quindi la differenza di potenziale nel condensatore resta pari a 5 volt. Ora stacco il condensatore dai 5 volt, dovreste vederlo in basso a sinistra nello schermo. Sì, lo vediamo. Okay. Ho staccato e vedete che in realtà diminuisce un po' perché l'aria non è del tutto isolante, va bene? C'è l'umidità dispersa nell'aria che è un po' conduttore, però se guardate i valori sulla sinistra, vedete che non sono molto distanti da 1023, va bene? Adesso sta scendendo piano piano, molto lentamente, perché il condensatore si sta scaricando
molto lentamente attraverso l'aria, nel senso che sta perdendo le sue cariche attraverso l'aria che è un po' umida. Adesso io lo riporto ai 1023 e notate la forma che ha assunto il grafico. Ora si è di nuovo stabilizzato a 1023. Che cosa posso fare a questo punto? A questo punto io posso anche prendere il filo bianco che è collegato a questa armatura del condensatore e usare questo filo bianco per chiudere l'armatura di questo condensatore su quest'altro su quest'altra armatura. Se io quindi collego il filo bianco invece che ai 5 volt a questa armatura, quello che faccio è che metto in comunicazione l'armatura che è carica positivamente con l'armatura che è carica negativamente. Quindi le cariche a questo punto possono fluire dall'armatura carica positiva all'armatura carica negativa, o viceversa, a seconda di quali sono le cariche che si spostano. Ok? In questo modo, se le cariche di un segno vanno a finire sull'altra armatura, il condensatore si scarica, nel senso che perde completamente tutta la sua carica che sta sulle armature, perché una carica positiva che finisce sull'armatura negativa ne annulla una negativa e così via, fino a portare la carica totale di ciascuna armatura a zero. Di conseguenza, alla fine il condensatore non avrà più campo elettrico all'interno e il suo potenziale, la differenza di potenziale ai capi delle armature sarà nulla. Ora, osservate bene che succede quando io metto in comunicazione il filo bianco con questa armatura del condensatore. Guardate il grafico e contemporaneamente cercate di guardare che cosa succede dal punto di vista fisico quando faccio il collegamento. Avete visto? Sì. E guardate quando lo rimetto sui 5 volt. Ecco. Riconoscete quell'andamento? Ecco, ragazzi, poi una stessa cosa la vedremo con i circuiti elettrici in corrente alternata, RL. Allora ci dovrebbe essere Chiara D'Emilio, di Quinto C. Ti ricordi l'extra corrente di apertura e chiusura del circuito? Quindi la tendenza, poi lo vedremo, no, come asintoto. Una tendenza asintotica la vedremo come sotto forma di corrente, però un grafico identico lo vedremo con i circuiti RL, quindi l'induttanza e la resistenza. Proprio così, asintotico si dirà. Ecco. Allora, ve lo faccio vedere un'altra volta. In questo momento, abbiamo detto, ci sono i 5 volt come nel disegno, ok? In questo momento io sto applicando 5 volt di differenza di potenziale alle armature del condensatore. Qui ci sono 0 volt, qui ci sono 5 volt. Qui ci sono delle cariche negative, qui ci sono delle cariche positive. Se io collego questa armatura con quest'altra armatura, le cariche positive che stanno qua si spostano da questo lato e vanno a finire sulle cariche negative annullandole. In realtà quello che succede è l'opposto, diciamo, ma non importa, perché quello che conta è il valore assoluto delle cariche che si trovano sulle armature. Se una carica positiva finisce sull'armatura negativa, ne annulla la carica corrispondente, e quindi all'interno di questo condensatore il campo elettrico sarà nullo e di conseguenza alla fine misurerò 0 volt. Questa condizione non si verifica istantaneamente, ma ci vuole un po' affinché le cariche che stanno su un'armatura finiscano sull'altra. E quello che succede è che questo movimento di cariche procede esattamente come l'avete visto. Lo rifaccio un'altra volta e osservate il grafico. Stacco l'armatura dai 5 volt e la attacco a quella collegata al ground, quindi al punto potenziale 0 volt. Stacco, attacco, guardate l'andamento esponenziale, scende esponenzialmente, dopodiché adesso ricarico il condensatore staccando questo, notate che adesso diciamo il potenziale è 0, vedete? La linea blu sta sullo 0, quindi adesso le armature del condensatore sono a 0. A 0 volt. Non c'è più carica dentro questo condensatore. Questo condensatore è completamente scarico. Se adesso io lo ricollego ai 5 volt, il condensatore si carica. E si carica esponenzialmente. Ok? E arriva fino a 1023 la carica che sta sul condensatore. Ci siamo? Sì. 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 Allora, come avviene questa operazione?
Allora, vi faccio rivedere di nuovo il programma di Arduino, che non fa altro che ripetere all'infinito questo comando qui, questo che vedete qui evidenziato, che non è altro che un comando che stampa sul grafico il valore della differenza di potenziale misurata tra il punto ground e il punto in cui sto facendo la misura. Allora, quello che succede all'interno del condensatore è questo. Io ho messo al tempo t uguale 0, qui c'è un foglio Excel, al tempo t uguale 0, nel mio condensatore c'era una carica Q che è pari a 2,3 per 10 alla meno 5 coulomb. Questo numero l'ho potuto calcolare perché io conosco la capacità del mio condensatore, che è questa, 4,7 microfarad, e conosco la differenza di potenziale alla quale l'ho messo, che è di 5 volt. Ok? Quindi se prendo, poiché C, io qui, C è uguale a Q su V. Su delta V, l'abbiamo visto proprio l'ultima v lezione. V è uguale a Q su C. Quindi se io prendo adesso questo numero, che è la carica del condensatore, e lo divido per questo numero, che è la capacità del condensatore, ottengo la differenza di potenziale in volt che si trova ai capi del condensatore. Ok? Adesso supponiamo che quando io collego le due armature del condensatore tra di loro, una certa quantità di carica passi dall'armatura positiva all'armatura negativa o viceversa. Allora, questo passaggio non avviene istantaneamente, ma quello che passerà da una parte all'altra è una frazione della camera, della carica presente. Quindi supponiamo che passi in un istante relativamente piccolo una quantità di carica che è pari al 10% al 10% della carica che si trova su Q, che si trova inizialmente al tempo t uguale 0. Vedete che qui la carica era 2.35 per 10 alla meno 5 coulomb, quella che si toglie quando io collego le due armature nell'istante t uguale 0 è 2.35 per 10 alla meno 6. Di conseguenza che succede? A un tempo successivo di un millisecondo la carica si sarà ridotta, non è più 2.35 ma è diventata 2.12. Di nuovo posso calcolare il potenziale ai capi del condensatore prendendo il rapporto tra la carica presente, che è questo numero qua, e dividendola per questo qui, che è una costante, che è la capacità del condensatore. E ottengo così 4,50 volt. Vedete che la differenza di potenziale si è abbassata, perché si è abbassata la carica all'interno del condensatore. Se adesso io perdo un altro 10% della carica che è presente qui, questo 10% non è più uguale a quello al numero di prima, 2,35, ma poiché la carica si è abbassata, il 10% della carica pure si è abbassato, e quindi diventa 2.12 per 10 alla meno 6. Questo fa sì che al tempo successivo di circa 2 millisecondi, la carica sia diventata questo numero meno questo, cioè 1,90 per 10 alla meno 5. Di conseguenza la differenza di potenziale si è abbassata ulteriormente, 4.05 e così via. Vi faccio vedere le formule che ho inserito in questo foglio di calcolo. Allora, qui, provo ad ingrandire un po'. Allora, qui c'è la formula, questa è semplicemente l'andamento del tempo. Io aumento il tempo che passa rispetto all'istante precedente, vedete qui c'è scritto A9 più B3 diviso 10. A9 è il tempo precedente e B3 è un tempo totale che io ho stabilito qua, eccolo qua, che divido per 10. Quindi semplicemente io qua aumento il tempo di una quantità costante. Qui c'è la quantità di carica presente sulle armature del condensatore. Come si calcola questa quantità di carica? Si prende la carica che sta immediatamente sopra, P8 in questo caso, e gli si sottrae la carica che è passata da un'armatura all'altra, che in questo caso quindi è quella individuata dal contenuto della cella C8. Vedete? Quindi qui c'è B9-C9, B10-C10 e così via.
La carica che viene sottratta ogni volta dal condensatore è semplicemente questa, la carica presente all'istante in cui viene calcolata la differenza di carica, moltiplicata per una quantità costante che è 0,1, che è il numero che sta scritto qua. E quindi la differenza di potenziale viene ottenuta semplicemente prendendo la carica presente sull'armatura del condensatore e dividendo per la capacità. Ok? Questi sono i valori che della differenza di potenziale che si possono calcolare utilizzando semplicemente la definizione di capacità del condensatore. Ora, quello che io faccio è di fare un grafico di V. Ecco, guardate un po', lo riconoscete? Lo vedete? Sì. È esattamente della forma che avete visto durante l'esperimento, ok? Sì. È una diminuzione esponenziale della differenza di potenziale, da 5 volt fino a 0 volt, ok? In realtà i 0 volt non li raggiunge mai, li raggiunge a tempi infiniti, ma diciamo, questo poco importa. E naturalmente la carica sarà il processo contrario, cioè sarà un processo nel quale prima mettete un pochino di carica, poi ne mettete un po' di più, poi ne mettete un po' di meno, perché un po' di carica c'è già inizialmente sul condensatore e quindi quando cercate di caricarlo ulteriormente dovete vincere la repulsione elettrostatica di quelli che già ci sono. Quindi man mano che lo caricate, riuscite a caricare sempre meno carica per unità di tempo e questo vi produce un grafico che è il complementare di questo. Quindi rifacendo l'esperimento, allora provo a portare questo di qua, così si dovrebbe continuare a vedere. Poi mettiamo questo qua, ok, così si vede praticamente tutto. Allora, il condensatore in questo momento è carico, bene? Prendo l'armatura, questa armatura, e la collego su quest'altra armatura, e quello che succede a un certo punto è che la carica comincia a passare da questa armatura, inizialmente molto rapidamente perché la carica che è presente all'interno del condensatore è tanta. E quindi ce n'è tanta che fluisce da un'armatura all'altra. Man mano che la carica su una delle armature diminuisce, la quantità di carica che può passare sull'altra armatura diminuisce pure lei. E quindi l'andamento sarà quello esponenziale che avete visto. Quindi quello che vedete sulla destra è l'andamento previsto teoricamente. Adesso vediamo che succede quando io faccio l'esperimento. Opla. Ho toccato 2 volte, lo rifaccio. Lo riporto a 1024, 1023 e poi eccolo là. No? Così avete visto come questa operazione di misura conferma quello che possiamo prevedere teoricamente. Ok, quindi in un condensatore quello che avete è, stop, faccio stop della presentazione così rivedete me. Mi vedete? Sì, lo vediamo. Sì. Ok. Sì. Che cosa abbiamo fatto? Potete fare domande? Abbiamo preso due conduttori affacciati l'uno all'altro. Ne abbiamo caricato uno. Ne abbiamo messo anzi uno a 0 volt e l'altro a 5 volt di potenziale. Quindi la differenza di potenziale tra queste due armature è di 5 volt. Se la differenza di potenziale è di 5 volt, all'interno c'è un campo elettrico. Se c'è un campo elettrico, vuol dire che c'è una quantità di carica su un'armatura e una quantità di carica sull'altra. Nel momento in cui io metto in contatto le due armature, quello che succede è che le cariche passano da un'armatura all'altra, annullando quelle dell'armatura opposta. Questo passaggio di carica però non avviene,
in maniera costante nel tempo. Quando le cariche che stanno qui sono tante, le cariche che passano di qua sono pure loro tante. Man mano che però passano cariche, le cariche che stanno di qua diminuiscono. E poiché le cariche che stanno di qua diminuiscono, quelle che possono passare da quest'altro lato sono di meno. E quindi la quantità di carica che passa al passare del tempo diventa sempre più bassa. E diventa sempre più bassa in maniera tale che la carica complessiva che passa da una parte all'altra diminuisce esponenzialmente e di conseguenza diminuisce esponenzialmente anche la differenza di potenziale, che è proporzionale alla quantità di carica, perché V è uguale a Q su C. C è una costante, quindi se Q diminuisce esponenzialmente anche V diminuisce esponenzialmente e viceversa. Se Q aumenta esponenzialmente, V aumenta esponenzialmente fino al massimo possibile, che è determinato dalla quantità di carica massima che voi potete mettere all'interno di un condensatore e che è determinato dalla sua capacità. In effetti il nome capacità è quello che si dà al volume, per esempio, che può essere contenuto all'interno di un recipiente. La capacità di un recipiente è il volume di materiale che può contenere. La capacità di un condensatore è la quantità di carica, o meglio, sarebbe meglio dire la quantità di energia, diciamo, però questa è proporzionale comunque alla carica che è presente, dipende comunque dalla carica che è presente. Quindi la capacità di un condensatore in qualche modo vi indica il volume che il condensatore in qualche modo rappresenta per le cariche che posso infilare dentro questa bottiglia che è rappresentata dal condensatore. In effetti l'antico nome dei condensatori era bottiglie di Leyda, perché erano proprio delle bottiglie per delle cariche elettriche. Ok? E ce l'abbiamo nel laboratorio di fisica, poi appunto appena aprirà la scuola. Allora, volete fare qualche domanda? Aspetta, io non leggo. Francesco, puoi pure aprire il microfono, che c'era scritto? Non credo gli funzioni, prof. Ah, ok. Che c'è? Oddio, aspetta, che ho perso la chat, adesso la riapro. Però se vuole gliela leggo. Allora, ecco. Nell'elettronica datata spesso i condensatori saltano distruggendo l'apparecchio. Come mai? Cosa ne comporta? L'usura, corrosione? Allora, non mi funziona il microfono. I condensatori l'hanno possono visto bene rompersi. Com'è fatto? L'avete visto bene come è fatto? Allora, vi faccio vedere di nuovo lo schermo. Lo vedete? Sì, si vede. Ok, questo è il condensatore. Bene. Questo è un conduttore messo qua, un altro conduttore messo qua e poi ci sono questi due terminali che sono collegati elettricamente al conduttore. Ora qui voi mettete per esempio una carica negativa e qui una carica positiva. Quindi qui c'è un campo elettrico che è fatto così. Questo caso. Lo sanno che vanno dal più al meno. Okay. Questo è il campo elettrico. Ora, quando il campo elettrico è molto grande, quello che può succedere è la cosa seguente. Qui in mezzo, nei condensatori reali, non c'è il vuoto come nel condensatore ideale, ma c'è, come ho detto prima, un dielettrico, un materiale isolante. In questo caso la capacità del conduttore, del condensatore, non dipende dalla permeabilità del vuoto, dalla costante dielettrica del vuoto epsilon 0, ma dipende dalla costante dielettrica relativa del mezzo rispetto a quella del vuoto, che può essere maggiore di 1, e può essere, diciamo, comunque un numero più o meno grande. Ora, quando voi mettete il dielettrico lì in mezzo, il dielettrico è isolante, sì, ma è fatto pur sempre di oggetti elettricamente carichi, di atomi, che sono fatti di protoni e di elettroni. Se il campo elettrico è molto molto forte, questi atomi si possono distorcere e quello che può succedere è che passa alcune cariche, attraversano il dielettrico
direttamente, quindi passano da una parte all'altra dell'armatura, passando in mezzo al dielettrico, facendosi strada sul dielettrico. In questo modo si produce all'interno del dielettrico un canale ionizzato che mette in comunicazione le due armature e fa scattare una scintilla che brucia letteralmente il dielettrico in mezzo, che a questo punto perde le sue proprietà e quindi il condensatore non funziona più. Questi condensatori in particolare, come quelli che vi ho fatto vedere, questi cilindrici, vedete che da un lato, non so se riuscite a distinguerlo, qui c'è, purtroppo la telecamera c'è uno zoom limitato, vediamo se riesco a farlo un po'. Ok, vedete che c'è questa banda colorata grigia con questo segno che è un segno meno. Allora, questi condensatori, a differenza dei normali condensatori, richiedono di essere montati in un particolare modo. Un condensatore ideale, quello che voi studiate a scuola, quale delle due facce sia caricata negativamente o positivamente è irrilevante. Se voi scambiate il positivo col negativo, quello che succede è semplicemente che cambia il verso del campo elettrico all'interno. In questo tipo di condensatori qui, che si chiamano condensatori elettrolitici, questo non è possibile. Bisogna sempre collegare il punto a potenziale minore sul terminale meno e il punto a potenziale maggiore sul terminale più, perché questi condensatori in particolare hanno un dielettrico detto elettrolitico, che ha per l'appunto delle proprietà che risultano essere isolanti se viene polarizzato in un modo e invece diventa conduttore se viene polarizzato nell'altro. Quindi se voi provate a collegare un condensatore elettrolitico al contrario rispetto a come dovrebbe essere collegato, quello che succede è che dal condensatore esce del fumo e si brucia, perché passa una quantità di carica da un'armatura all'altra così elevata da bruciare il condensatore, il dielettrico che sta in mezzo. Fagli vedere come è fatta pure una resistenza, così, così ci avvantaggiamo per settembre. Che poi loro vedono a livello teorico, no, i simboli circuitali. Allora, poi, la resistenza è questa. Che farà parte appunto dei circuiti elettrici. Questa è quella elettrici. Che sui libri viene rappresentata così. Ecco. Okay. È praticamente un conduttore, che è questo filo metallico che sta qui, e dentro il conduttore è collegato all'interno ad una barretta di materiale che è sì conduttore, ma presenta una certa quantità di una certa resistenza al passaggio di corrente, e poi questo materiale è ricoperto da questa cera rigida di colore marrone con delle strisce colorate sul corpo che indicano il valore della resistenza. Sì, quello si sommano. Va bene, se non... Forse non l'avete vista. No, infatti allora. Non c'è lo schermo condiviso. No, nemmeno io. Sì. Penso scollegato perché non abbiamo visto... Ecco, allora ora lo rifaccio. Lo rifaccio. Il condensatore sì, l'avete visto? Il condensatore sì. Sì, sì, certo. Il condensatore sì. Ecco, adesso vedete sì la resistenza? Ecco. Sì, ora sì. Allora, dicevo, questo è il simbolo che si usa per rappresentare le resistenze sui libri e questa è una vera resistenza. È un filo metallico all'interno di questa... Di questo corpo di colore marrone c'è la resistenza vera e propria, cioè il conduttore che presenta una resistenza al passaggio della corrente elettrica. Le strisce colorate indicano con un codice di colori qual è il valore di questa resistenza. In questo caso il rosso indica, qui ci sono tre strisce rosse, rosso, 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 le tre strisce rosse indicano un valore di 2200 ohm. Il rosso infatti sta per 2, e quindi il primo 2 rappresenta e il secondo 2 rappresentano il valore della resistenza che deve essere moltiplicato
per 10 alla il numero corrispondente al terzo colore. Quindi per 10 alla 2, quindi abbiamo 22 per 10 alla 2 che fa 10, 2200. Non so, devo dire qualcosa su Arduino? Cosa fa Arduino? Ok, intanto ditemi se avete altre domande. Va bene, poi allora vi farò rivedere questa lezione quando faremo i circuiti in corrente alternata, quindi questo andamento esponenziale come e alla meno x, e alla meno t in questo caso, ci sarà il tempo, e poi l'andamento asintotico, quindi poi faremo naturalmente il giusto mix anche con la matematica di quinto liceo che ci aiuterà naturalmente. Ecco, allora... allora vi viene illustrata a questo punto, sentite, la scheda Arduino. Allora, la scheda è questa qua. Che avete sentito sicuramente nominare tante volte. Mettere un punto più pulito del foglio così si vede meglio. Allora, la scheda è fatta così. C'è un microprocessore che è questo. Qui c'è un connettore per la USB che permette di collegare la scheda al computer. E poi ci sono una serie di contatti elettrici. Qui, qui e qui. Allora, questi contatti sono, hanno diverse funzioni. Quelli che sono qui sono chiamati pin digitali. C'è scritto anche qui, digital. Allora, i pin digitali sono dei pin che possono assumere solo due stati, 0 o 1, vero o falso, alto o basso. In questo caso i due stati che possono assumere questi pin sono o uno stato pari a 0 volt, cioè se voi misurate la tensione qui è 0 volt, oppure di 5 volt, che corrispondono quindi agli stati alto e basso o viceversa, meglio. Ok? I pin che si trovano qui in basso invece sono quelli che servono per la misura delle differenze di potenziale. Qui c'è scritto analog in, e poi ci sono A0, A1, A2, A3, A4 e A5, 6 pin analogici. Su ciascuno di questi pin voi potete mettere una differenza di potenziale compresa tra 0 e 5 volt e Arduino ve la misura, come abbiamo fatto fino adesso. Qui invece ci sono dei pin che servono per dare potenza a un dispositivo esterno, quindi ci sono dei pin che si trovano a 0 volt, che sono marcati GND, come questo e questo. Questo pin è fisso a 5 volt, quest'altro pin è fisso a 3,3 volt e così via. Quindi voi qui potete, usando questi pin, dare tensione a qualcosa. Usando questi altri potete misurare le differenze di potenziale e con questi pin potete dare o leggere differenze di potenziale fisse di 5 volt e quindi per esempio far funzionare attuatori come dei motori o come delle lampadine o come dei LED e, oppure verificare lo stato di qualcosa di esterno. Quindi come ho fatto io a realizzare il circuito di prima? Ho preso dei cavi che sono fatti apposta per Arduino che hanno da una parte quello che si chiama un coccodrillo e dall'altra hanno un punzone elettrico che si infila nell'alloggiamento dei pin di Arduino. Quindi che cosa posso fare? Collego le armature del condensatore a questi cavi. Presto attenzione al fatto che l'armatura con il meno, questo, l'ho collegata al filo che qui è rosso e che alla fine è collegata ad un filo nero e il filo nero lo collego al pin GND che è quello che corrisponde al punto a potenziale 0 volt, che è questo.
L'altra armatura del condensatore, questa, è collegata al filo di colore marrone. Ok? Seguo il filo di colore marrone e trovo che da quest'altro lato il filo l'ho collegato ad un altro filo per allungarlo di colore blu. Quindi, per fare la misura, io devo prendere della differenza di potenziale dei cavi del condensatore, devo prendere il filo blu ed infilarlo in uno dei pin che servono per misurare le tensioni, quindi per esempio in A0. Qui. Dopodiché, per fare in modo che il condensatore si carichi, devo applicargli una differenza di potenziale di 5 volt. Ok? Quindi prendo un altro cavo libero come questo, lo collego da un lato al pin di 5 volt, fatemelo avvicinare perché sennò non lo vedo. Ok, qui l'ho collegato al pin di 5 volt, quindi se ora rimetto su il... il plot di Arduino. Bene. Se ora io collego i 5 volt direttamente all'armatura positiva, vedrete che la tensione, la differenza di potenziale ai capi del condensatore passerà da questi 20, 25, 26, che sono poco più di 0 volt, perché il condensatore un minimo si carica quando viene collegato in questo modo, passerà istantaneamente a 5 volt, cioè a 1023. Vedete? È passato istantaneamente a 5 volt perché l'ho collegato ad una differenza di potenziale di 5 volt. Se io lo stacco, i 5 volt rimangono. Cominciano a scaricarsi molto lentamente attraverso l'aria, però diciamo, rimangono sostanzialmente lì. Quindi perché avviene questa carica immediata? Perché qui le cariche possono fluire liberamente attraverso il filo e quindi andare a caricare il condensatore. Se voglio rallentare un po' questo processo, quindi far passare un po' meno carica per unità di tempo, ci metto una resistenza in serie. Quindi questa resistenza serve semplicemente a rendere più difficile il passaggio delle cariche attraverso il filo. Quindi in questo modo io adesso ho i 5 volt ai capi del condensatore. Se prendo l'armatura positiva e la collego a quella negativa, il condensatore si scarica, ma si scarica più lentamente, e così come si scarica più lentamente, si carica anche più lentamente rispetto a prima. Ok? Sì. Sì. Sì, sì. Benissimo. Va bene. Credo che sia tutto. Sì. Stanno vedendo lo schermo. Adesso stanno vedendo noi. Stanno vedendo noi. Va bene, allora do qualche comunicazione ai ragazzi. Ok, allora chiudo la registrazione. Sì. Se avete altre domande potete farle, tranquillamente. Ecco qui.